Ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi vogliamo metterci alla prova facendo cosa mangio con un euro qui nella cittadina di Santiago. Abbiamo già proposto questo format sia a Roma che a Cracovia e devo dire che è sempre stato abbastanza semplice trovare dei prodotti economici da mangiare così, mordi e fuggi. Vediamo però se era semplice solamente in una città grande che offre tanta scelta oppure se lo è anche per un piccolo paesino come può essere Santià, che ovviamente non offre la stessa grande varietà di prodotti come una grande città. Primo posto in cui entriamo per vedere se troviamo qualcosina di super economico a massimo un euro è proprio questo bar dietro alle mie spalle. Ragazzi, abbiamo fatto un piccolo anticipo di colazione, infatti in questo posticino abbiamo preso questo piccolo cannolino, chiamiamolo così, alla crema di cocco, penso. No, che cocco? Sembrano zuccherini. Cocco, sono zuccherini. Poi abbiamo preso questo, che sono le famose paste di meliga piemontesi. Questo l'abbiamo pagato un euro e questo 60 centesimi, quindi ci sta. È al cocco o non è al cocco? Cremina al latte dentro, molto buona, molto zuccherata. E sopra sono i soliti zuccherini bianchi, non è cocco. Direi che per 60 centesimi ci sta proprio. È buono, è buona la cremina dentro, è un po' dura, eh. Cioè non è cremosa, però è buona. E adesso ragazzi, andiamo con la nostra pasta di meliga. Attira, ce ne sono due. E mamma mia, un casino burrosa. Sì, ovviamente bisogna considerare che è confezionata, quindi non lo so com'è. Proviamo. Buona. È saporito, burroso, fragrante. Ci sta. Un buon biscotto da pucciare nel cappuccino. Vero? Bene ragazzi, ora proseguiamo la nostra avventura alla ricerca di cibi super economici da un euro. Ragazzi, abbiamo preso il nostro trofeo a circa un euro. Lo abbiamo pagato 1,40 euro. Porca miseria, si vede che siamo al nord Italia, perché abbiamo preso un cornetto riempito e 1,40 euro non è poco. Però è una pasticceria. Ok, non è un bar. È più sofisticato. Ecco. Allora, cosa dire di questo cornetto? È molto particolare. Siamo andati in questo posto perché fanno queste brioche un po' strane, no? Sono diverse dal solito. Sì. L'impasto mi sembra integrale e l'hanno riempita al momento e noi abbiamo scelto i frutti rossi. C'erano vari gusti, cioccolata, crema, albicocca, noi abbiamo fatto frutti rossi. Io lo apro perché volevo vedere quanto ce lo aveva riempito. Ni. Pochino. Ni. L'impasto è bello giallo. Sì, è bello burroso. Provo? Mm-hmm. Di gusto è molto all'italiana. È buono, ci sta. Ma sai che non lo so se è fatto col burro. E con cosa? Con l'olio, dici? Non lo so. Però sembrava molto giallo. Comunque ci sta. Adesso volevo assaggiare questa parte, no? Quella croccantina. Il culo. Buono. Buono. Dai, approvato. 1,40 euro è un po' troppo, eh.
Sì, è un po' caro. Perché comunque stiamo a Santiago, stiamo a Milano. Prossima tappa per il nostro tour di cose da un euro. Oggi è martedì e quindi ci dirigiamo al mercato e vediamo se troviamo qualche stuzzicheria a poco prezzo. Ragazzi, al mercato abbiamo comprato 1,5 euro di patatine fritte. Abbiamo speso 1,37 euro e quindi siamo state nel nostro budget. Sono ancora calde. Buone? Anche se sono un po'... Si vede che stanno lì, no, per tanto tempo. Sì, che non sono appena fatte, che okay. Come è normale che sia, però fanno la loro bella figura. Sono sempre buone. Ci sta, ci sta. Sono belle salate? Sì, salate sì. Saporite? Bene. Ne stiamo prendendo di cose da un euro. Vero, ma è pazzesco, ragazzi, siamo a Santiago. Poi siamo capitate bene che abbiamo deciso proprio di farlo martedì, che così aggiungevamo anche il mercato, che alla fine è carina come cosa. Ragazzi, per questo assaggio abbiamo speso un po' troppo, però non ci siamo rese conto perché non potevamo scegliere un pezzo con il suo prezzo, no? Sapete quando si prende al letto, al chilo, abbiamo detto un euro e 50 di focaccia bianca e alla fine era 1,80 euro, però non ci andava di stare lì a dire ci tolga una fettina, cioè mi sembrava un po' strano e quindi abbiamo preso lo stesso. E abbiamo preso una focaccia che mi sa che è veramente top. Guardate quanto olio. E questo è solo un pezzettino, sì, e poi c'è l'altro pezzo dentro. Sì, sono due pezzettini di questa dimensione praticamente. Unta è unta. Andiamo all'assaggio. Dimmi la tua. Ok. Quella ligure è diversa secondo me. Ah, ok. Questa è unta però in modo morbido. Quella ligure secondo me è un po' più croccante. Voglio assaggiare il bordo, che secondo me quello è buono. Li vale quindi 1,80 euro? È un po' tanto, però è buona. Cioè è buona, c'è tanto olio e l'olio mi sembra olio buono. Ok. Ha un retrogusto particolare, tipo di un'essenza. Ma veramente? Come se avesse tipo un olio tipo aromatizzato al rosmarino, per dire, no? Ok. Si sente un casino l'olio aromatizzato. Vero? No, allora non ho sparato una cavolata. Buonissimo. Buona, però non è uguale a quella lì. No, vero? No. È diversa di è diversa sostanza. Ma è buona, cioè è una buona focaccia, non è uguale a quella ligure, è fatta in modo diverso. Però ci sta. Passiamo al prossimo assaggio da un euro. Prossima tappa, ragazzi, andiamo in una panetteria dove abbiamo letto fuori che di martedì e di sabato fanno le tipiche frittelle di mela piemontesi e si usano soprattutto nel periodo di carnevale, quindi febbraio. Meno male che siamo capitate di martedì e meno male che siamo capitate a febbraio, così assaggeremo le frittelle. Siamo nella piazza della chiesa di Santiago, abbiamo preso i due nostri pacchettini e adesso ci troviamo un posticino qua per farvi l'assaggio. Come vi abbiamo detto, abbiamo preso la frittella di mela. Guarda che bella, c'ha tutti i bozzi, che poi i bozzi sono la parte più buona perché è il fritto croccante, quindi c'è. E questa l'abbiamo pagata 1,20 euro. Una! Però vabbè. Sempre 1 euro, noi abbiamo detto 1 euro e un euro. E quindi va bene. Buono. Che ci racconti? Che è molto buono, c'è tutto l'impasto di pane e poi dentro ci sono dei pezzettini sparsi di mela. Non è proprio la fetta di mela pastellata, questa è diversa. Approvata quindi. Approvata, questa te la lascio per te. Va bene. Ma quante cose stiamo mangiando in questo Cosa Mangio con un euro a Santiago. Sono contenta, devo dire, perché non sapevamo bene come veniva questo video. Infatti all'inizio abbiamo detto no, ci mettiamo alla prova per vedere cosa troviamo, perché non sapevamo. Beh, sì. Invece dai, ci sta. Allora, abbiamo preso poi, ragazzi, queste che sono delle bugie ripiene.
E anche queste fatte così, io che sono di Roma, non le ho mai viste. E invece qua sempre fanno quelle normali, quelle tipo fatte arrotolate, okay, e queste quelle, e quelle al forno, sì, classiche, sì, sì. Invece a Roma fanno le castagnole, che qui io non le ho mai viste, che sono un po' simili ai, a quello che abbiamo mangiato prima. Sì, è vero. Se dentro non avessero, sì, la mela, no? Sì, un po'. Sì. Qua non ci sono le castagnole. No, 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 no. Infatti non, io non avevo proprio mai sentito sta parola. Veramente prima di... Madonna, non ci sono le castagnole, no, a carnevale. E queste le abbiamo pagate 1,13 euro, 2. E ne abbiamo presa una all'albicocca e una alla Nutella. Ah, ma che bella! Madonna, quanto è piena! Mamma mia! Sono buone, queste. Questa è molto ripiena e l'impasto fuori non me lo aspettavo così, è particolare. Morbido, vero, è morbido. Mm-mm. No, sono rimasta davvero contenta perché molto particolare. Super, super riempita. Cioè, guarda, wow, qua. Wow. Questo è il nostro amico la Nutella. Ah, non sono riuscita a romperla bene. Madonna. Pesa un quintale e mezzo da quanto è riempita. Ecco perché sale subito il prezzo. Sì che è Nutella. Sì, eh. O è crema di nocciole, non si capisce. È no. Nutella. Beh, super approvato, dai, ci sta. Sì, è particolare perché io non l'avevo mai vista, è la prima volta nella mia vita che le assaggio. E poi c'è un ripieno del genere. Va pagato. Cioè, guarda. Cioè, cioè esplode. È tutta piena. Assaggio mega galattico proprio. Ragazzi, siamo quasi arrivati alla conclusione di questo meraviglioso video, però manca ancora un pezzo molto forte, molto importante, quindi andiamo subito al nostro ultimo assaggio. Come avete visto dal video, siamo andate dal kebabaro e volevamo prendere un po' un mix di cose, tipo i falafel, tipo la baklava, altri dolcini tipici. Non c'era niente. Ricordiamoci che siamo comunque sempre attenti. Praticamente abbiamo chiesto, ma c'è quello? No. C'è quello? No. C'è quell'altro? No. Vabbè. Ok, quindi che c'è? C'erano solo i falafel. E allora abbiamo preso due piccoli falafel a 50 centesimi l'uno. Quindi due falafel 1 euro. E siamo state benissimo nel nostro budget. E hanno un profumo molto buono, speziato. E sono fatti diversi. Guarda quanto sono sottili. Di solito sono più a pallina, no? Buoni, cioè sono un po' secchini, okay, di quei falafel che ti rimangono un po' in gola, okay, però il gusto è molto buono, speziato. Un ni, dai, cioè ci sta, però migliorabile. Diciamo che con quelli che abbiamo provato a Parigi, che erano assurdi, e quelli pure di Cracovia al mercato, abbiamo uno standard molto alto per i falafel. Ti ricordi quanto scrocchiavano quelli di Parigi? Erano pazzeschi. Poi con tutta la salsa anche. Con questo ultimo falafel concludiamo il nostro video. Beh, dai, ci sta, no? No, non è male, dai. È pastoso, nel senso che è troppo farinoso, no? Che è il difetto che hanno i falafel, non di chissà che qualità, diciamo. Però ci sta, dai, è buono. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Speriamo tanto che vi sia piaciuto. Noi ci siamo divertite ad andare a scovare cose economiche qui a Sentia. Sì. Speriamo vi siate divertiti anche voi. E direi che ci vediamo alla prossima avventura. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao! Alla prossima, ciao!